Un operaio che lavora, che alla sera torna a casa, che è stanco e si mette davanti al televisore e dice: stasera forse mi distraggo un po' perché stasera c'è Panariello che mi fa ridere, che mi mette di buon umore. Poi magari arrivi tu e dici: scusate, ma io questa volta... Innanzitutto io non parlo in quella maniera lì. No, in quella maniera lì non mi ha mai parlato, non mi ha mai sentito fare. Beh, no, tu quando parli qualche volta... Ma chi è che fa... Sai il prestigio che tu daresti alla tua trasmissione? Sì. Se tu interrompessi il programma adesso, è che tu non hai il coraggio. Perché anche tu sei uno schiavo. Di chi? Di te stesso, dell'audience, del tuo successo, delle cose che hai raccolto, senza pensare minimamente a quello che raccoglieresti se tu interrompessi il programma adesso. Adesso? Sì, adesso. Così, io su due piedi ora piglio e interrompo il programma, no? Sì. Per tanto la tua canzone sulla bella è cantata, no? Lui interrompe. Vabbè, poi ci penserò dopo, eh? Adesso io non voglio pensarci. Ci penserò domani. Domani è un altro giorno. Io conto a tre. Tre. E che ne so, se non me le dite queste cose. Ma quanto deve durare sta manfrina del tip e tap? Ce n'è ancora parecchio di queste cose? Come?